Dopo partita in casa Cupello c'è il mister in seconda Walter Capitoli, perché Panfilo Carlucci oggi è assente, è vero mister Capitoli? Sì, è assente, non si sentiva molto bene, è rimasto a casa. Per quanto riguarda invece la gara, l'approccio non è stato particolarmente brillante della squadra, che non è riuscita ad approfittare della superiorità numerica. Sì, vabbè, secondo tempo non siamo riusciti ad approfittare della superiorità numerica, però all'inizio siamo partiti bene, poi peccato che si è fatto male subito Errag e siamo stati costretti un po' a mantenere, non andare, cioè lui non ce la faceva, purtroppo il primo tempo è passato così e poi con le varie sostituzioni, chi è entrato? Lo stesso non stava molto bene, insomma abbiamo avuto problemi di influenza che adesso gira, però non Covid per il momento. Due battute infine sulla Curi Pescara, che si è dimostrata un'ottima squadra. Sì, a giocare loro lo sapevamo che è una squadra tosta, e sapevamo che si presentavano così, però non è che abbiano avuto qualche occasione nitida, io non ho visto nessuna parata del nostro portiere. Stagione per voi che sta rispecchiando un po' i piani della vigilia? Anche se forse vedendo la classifica potremmo aspirare a qualcosa in più, però purtroppo stiamo giocando da parecchio tempo senza Vito Marinelli, insomma non mi metto ad elencare tutte le assenze, lo sapete benissimo. Oggi mancava pure Nicolò Margagliotto, quindi stiamo giocando senza punti da più di 4 mesi e quindi non riusciamo a concretizzare il lavoro che fanno gli altri, insomma alla fine manca la conclusione, purtroppo è così.
così come per la Virtus, anche la Curi Pescara manca del tecnico in prima, ma c'è il mister Spinozzi in sostituzione di mister Bonati a commentare questa gara. Un buon punto considerando come si erano messe le cose dopo l'espulsione. Ma sì, anche se dopo l'espulsione noi fondamentalmente non abbiamo rischiato niente, quindi c'è solo rammarico, perché magari se rimanevamo 11 contro 11 la partita la potevamo portare a casa e con i tre punti forse ci toglievamo completamente dalla zona retrocessione. In ogni caso una stagione ampiamente soddisfacente. Beh, soddisfacente sotto molti punti di vista, magari sotto altri potevamo fare qualcosa in più, perché visti come sono andati i risultati potevamo essere magari leggermente più messi meglio, insomma. Sull'espulsione qualche rammarico? Appunto, secondo me l'espulsione è inesistente, perché è stato ammonito due volte per due cose futili, non da ammonizione come cose, mentre le misure non sono state le stesse per la squadra avversaria. Comunque va bene così, cioè, non va bene ma va bene così, accettiamo il risultato del campo.